È un'estate anomala, amplificata da un rapporto anomalo tra madre e figlio, quello che sta al centro del film di Piazza Grande che stasera aprirà le visioni, Days of the Bagnall Summer, il nuovo film di Simon Bird, un Simon Bird che da attore, questa volta lo ritroviamo dietro la macchina da presa per un film con due caratteri completamente diversi, lei una bibliotecaria, lui il ragazzo Earl Cave, figlio di Nick Cave, che è un adolescente catatonico, tutto dedito alla musica metal, in mezzo tanto humor british e una colonna sonora importante fatta dal gruppo scozzese Belle Sebastian. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à ce film, c'est charming. C'est vraiment une très charmante comédie britannique, à la fois caustique, profonde et enjouée, très tendre. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est la façon dont le film considère avec la même attention et le même respect ces deux personnages principaux que pourtant tout oppose, puisqu'il s'agit d'un adolescent d'une quinzaine d'années, aux prises avec sa mère, qui doit avoir environ 50 ans et qui vivent pas du tout les mêmes choses. Ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes et le film réussit à raconter l'intériorité de chacun avec la même empathie. Per il premio Cinema Ticino che verrà consegnato quest'anno in Piazza Grande al regista Fulvio Bernasconi, proprio l'autore che sempre qui a Locarno nel 2007 con Fuori dalle corde riuscì ad entrare nella parte alta del palmarès. Il primo bel ricordo cinematografico che ho di Fulvio Bernasconi era un brutto viaggio su Marte, Bad Trip to Mars, il suo film Credo d'esordio, era un mediometraggio di fantascienza fatto con due soldi e tanta fantasia, veramente bellissimo. L'altra cosa che mi piace dire di lui, senza citare il resto della filmografia che conoscete, è una frase che mi ha detto una volta in un'intervista. Lui mi ha detto: io sono un cineasta del mondo, anzi svizzero, anzi ticinese, anzi di Viganello. Questo lo dipinge bene, lo descrive alla perfezione. Nel concorso internazionale di oggi, oltre alla proiezione di Longanoite dello spagnolo Eloy Enciso, c'è anche il grande ritorno di uno dei registi più importanti del panorama autoriale contemporaneo, proprio una figura che già qui a Locarno nel 2014 aveva conquistato il Pardo d'Argento. Stiamo parlando di Pedro Costa, Vitalina Varela è il titolo della sua nuova opera, un racconto delicato, tutto in ambiente chiaroscurale, di una capoverdiana che arriva in Portogallo tre giorni dopo il funerale del marito, ma con un biglietto aereo che è stato aspettato per 25 anni. Alors évidemment, c'est une grande joie pour nous d'accueillir Pedro Costa à nouveau à Locarno. La dernière fois, c'était pour Cavallo di Nero en 2014, et ce nouveau film Vitalina Varela procède un petit peu de Cavallo di Nero, en sens que l'histoire que ce film raconte était déjà racontée d'une manière très très différente dans le premier tiers de Cavallo di Nero. Et puis il reprend aussi ses deux acteurs principaux, à savoir Ventura et Vitalina Varela. Et alors peut-être pour saisir ce que raconte le film, on pourrait mettre côte à côte deux phrases que ces personnages disent. Ventura dit un moment « J'ai perdu ma foi dans ces ténèbres » et Vitalina dit « Il ne reste plus rien de cet amour, de cette clarté ». Alors voilà, c'est un film très sombre, très crépusculaire, mais aussi peut-être l'un de ses plus somptueux. Usano dispositivi cinematografici differenti, uno si appoggia alla finzione, l'altro al documentario, ma entrambi i film del concorso Cineasti del Presente di oggi in diversi modi cercano, lavorano per ricostruire l'immaginario dei loro personaggi di riferimento. Vale per Orsolan del regista sloveno Ivan Isin, dove la morte di un anziano chiama raccolta i ricordi di tutto un paese, ma vale anche per il documentario Overseas della regista Yoon Sung Ah, che ci porta a conoscere la formazione di quelle donne filippine che poi, al di là di ogni cliché, andranno a lavorare come domestiche oltremare. Sung Ah Yoon, the director of this film, is from Korea, lives in Europe, and shot this film in the Philippines. And I think this trajectory reflects on the globalized present, which is the theme of this film about overseas domestic workers from the Philippines. She shoots a training center in the Philippines where women learn how to become domestic workers. And rather than following an individual, she chooses to show the collective experience, which reflects on the solidarity between the women, but also the system and the operation that creates this kind of labor.
E questi naturalmente erano solo alcuni consigli di questa ottava giornata del festival, tanto altro troverete, ma intanto andiamo a dare un'occhiata ad alcune immagini che verranno proiettate sugli schermi proprio oggi.